ma di piatti di chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Oggi impareremo a preparare il chutney di cipolle rosse, una confettura di origine indiana che si sposa perfettamente con carni, formaggi, ma che serve anche per riavvivare le verdure sia cotte che crude. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere come si fa. La prima cosa che faremo sarà montare e sbucciare per bene le nostre cipolle rosse. Questa cipolla ha degli enzimi particolarmente aggressivi, ma si può ridurre la lacrimazione degli occhi immergendole per 5 minuti in acqua e aceto. Ora che le abbiamo sbucciate, tagliamole a metà ed iniziamo ad affettarle. Non abbiate fretta, lasciate lavorare il coltello tenendo ben premuta la cipolla sul tagliere e ripiegando le dita verso l'interno. In questo modo riusciremo a tagliarla in modo sottile, ma soprattutto sicuro. In alternativa, potete affettare la cipolla con una mandolina. Tagliate le nostre cipolle, riversiamole in una ciotola bella capiente e ricopriamo con lo zucchero di canna. Mescoliamo bene con le mani. Infine copriamo con un coperchio o con la pellicola trasparente e lasciamo macerare il tutto per circa 4 ore. Lo zucchero in questo caso funziona un po' come il sale, il saccaroseo disidrata le nostre cipolle e dopo 4 ore di macerazione troveremo nella ciotola una grandissima quantità di acqua di vegetazione. È segno che possiamo passare alla fase successiva. In un tegame dai bordi alti riversiamo un filo d'olio extravergine d'oliva e quando l'olio è bollente aggiungiamo uno spicchio d'aglio schiacciato e mondato. Dopo qualche secondo aggiungiamo anche semi di senape. Siate veloci a mescolare poiché tendono a saltare al contatto con l'olio caldo. Facciamo soffriggere l'aglio e i semi di senape per 20 secondi, poi aggiungiamo le nostre cipolle con tutta la loro acqua di vegetazione. Aggiungiamo anche l'aceto, che può essere sia di vino bianco che di vino rosso. Aggiungiamo il sale e portiamo tutto in ebollizione. Non appena inizia a bollire, abbassiamo la fiamma e lasciamo sobbollire dolcemente per 40-50 minuti, mescolando a intervalli di 5 minuti. Questo processo farà in modo che la maggior parte dei liquidi evapori e che lo zucchero caramellando venga completamente assorbito dalle cipolle, che tenderanno a diventare di un colore rosso scuro e trasparente. Per capire se il nostro chutney è pronto, spostiamo le cipolle dal bordo del tegame. Se non sono ancora pronte, noteremo del liquido. Quando invece spostando le cipolle non ci sarà liquido, ma piuttosto un caramello denso, quello è il momento giusto per togliere dal fuoco il nostro chutney. Mentre ancora bollente, prepariamoci a creare una conserva che durerà ben 3 mesi nella nostra dispensa. Riversiamo il nostro chutney direttamente nei vasi sterilizzati, riempendoli fino a 1 centimetro dal bordo. Chiudiamo quindi i vasetti e capovolgiamoli sottosopra. Questo creerà un perfetto sottovuoto. Lasciamo i nostri vasetti capovolti per almeno 12 ore, dopodiché saranno pronti per essere consumati o conservati.
Andiamo a vedere il risultato finale dopo 24 ore dalla preparazione. Aprendo il vasetto dovremmo sentire il click del coperchio. Questo è un buon segno perché il nostro chutney era perfettamente sottovuoto. Guardate che meraviglia, sembra come avere tanti rubini in un vaso. La consistenza è morbida e cremosa. Riversiamo il tutto in una ciotola in modo che i nostri commensali possano servirsene a piacere. Che meraviglia! Abbiamo preparato il nostro chutney. Eccolo qui, morbido, cremoso. E per questa sera, per assaggiarlo, lo abbineremo a formaggi, salumi, ma può essere abbinato anche a verdure, carni e soprattutto una cosa stupenda che possiamo fare con questo chutney è spalmarne un po' su una fetta di pane. Buon appetito! Per questo video era davvero tutto, io e il mio chutney di cipolle rosse, vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao belli! Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio, patatine e baccalà, la mia casa è questa qua.